Sabato scorso, 17 dicembre, a Palermo c'è stato il Salvini Day. Benvenuto a Rocco Zapparrata, buonasera, grazie di essere qui con noi, coordinatore del movimento Noi con Salvini, il cui segretario nazionale è l'onorevole Angelo Attaguida. Buonasera, grazie di essere qui. Buonasera. E in compagnia di Rossella Ledda, buonasera, neo designata responsabile del raggruppamento femminile dello stesso movimento per la provincia di Catania. Congratulazioni. Grazie. Abbiamo parlato l'altra sera con l'onorevole Attaguida, era notevolmente gratificato, contento che una classe dirigente calatina, specificatamente del suo paese, Gran Michelese, praticamente prende piede, come si suol dire, prende posizione, prende ruoli dentro il movimento Noi con Salvini. Della serie i mazzapage, va avanti, diciamo, va bene. Allora, andiamo con ordine. Me la potevo risparmiare questa, ma siamo sotto festività, dai, posso anche. Dottore Zapparrata, dal primo momento è stato uno che ha creduto in questo movimento, giustamente oggi ne raccoglie un po' i risultati di tanto impegno, di tanto sacrificio, di tanti chilometri, di tante telefonate, di tanto lavoro di comunicazione che magari non si vede, non si quantifica, ma è indubbio che comporta tanto tempo, tante ore sottratte alla famiglia e al proprio lavoro. Ecco, giorno 17 a Palermo l'arrivo di Matteo Salvini, leader nazionale, è così riportato, circa un migliaio di persone presenti nella sala, tra l'altro gente che ha pagato per stare assieme a un leader politico. Solitamente si facevano i pranzi, le cene a pagamento, adesso solo per vedere, esportatela sta cosa, chissà che non funzioni con altri. Allora, ci racconti un po' com'è andata questa visita di Salvini in Sicilia, che è stato l'inizio di un tour elettorale, diciamo. È stata una... E queste sono le immagini. Una, come si vede dall'immagine, una giornata con tanta gente che ha voluto parlare con Salvini, che ha voluto avvicinare, discutere con lui, sottoporre alcuni problemi, perché dopo la mattina che ha fatto diciamo, un tour per la città, e poi il pomeriggio all'Ares Hotel è stata fatta una conferenza e prima di questa conferenza Salvini ha incontrato diversi imprenditori, delegazione di agricoltori, delegazione di pescatori e quindi tanta gente che ha esternato le proprie problematiche e dato idee, dato esigenze territoriali importanti. E quindi questo è stato molto interessante per tutti. Poi è stata un'affluenza veramente inaspettata, perché la sala, che prevedeva oltre 1000 persone, veramente si è riempita anche molto di più. La sera, poi, appunto, come ha detto lei, c'è stato anche un altro momento conviviale verso le 8:30 in una discoteca, in un luogo, diciamo, quindi dove c'era altra gente, quindi non necessariamente quelli che erano presenti in primo momento per la conferenza, quelli erano altra gente, tra moltissimi giovani ovviamente, e quindi che si erano iscritti proprio, come ha detto lei, pagando una quota per poter entrare e quindi poter avere la possibilità di salutare Salvini, di fare le foto, parlare un attimo in un momento, diciamo, chiaramente meno politico ma più conviviale, per farci appunto gli auguri di Natale. Devo dire che il nostro movimento sta crescendo moltissimo, notiamo, io in particolar modo, come ha detto lei, sono uno di quelli che ci ho creduto dal primo minuto, ero già consigliere comunale 2 anni fa e ho aderito subito al movimento Noi con Salvini, perché è un movimento che ha un progetto politico e quindi ha un progetto di governo serio, concreto, con dei punti importanti, che sono punti che personalmente sono quelli che mi hanno conquistato e che sono veramente fondamentali se vogliamo che l'Italia cambi completamente passo. È inutile vivacchiare, continuare con questo andazzo economico, con questa situazione disastrosa, con questa Europa che ci attacca, ci continua a non capire soprattutto i problemi che noi nel sud abbiamo, ma tutta l'Italia. Salvini ha portato l'esempio, parlando proprio su questo, del problema delle vongole dell'Adriatico. L'Europa aveva messo una regola per cui le vongole in generale in Europa non possono essere commercializzate se non supera i 25 mm.
si dà il caso che il buon Dio nell'Adriatico il 90% delle vongole sono di 22-23 mm. Quindi significa aver distrutto l'economia di dei pescatori dell'Adriatico. Questo significa che dopo anni, dopo quasi un anno di discussioni in Parlamento europeo e dopo aver fatto capire e dimostrato che è così, finalmente diciamo, è stata tolta questa regola. Ma nel frattempo quanti imprenditori sono stati danneggiati da una norma europea, da una scelta ad esempio di mettere tasse fortissime nei confronti ad esempio degli agricoltori? Provo a immaginare, fino a un anno fa c'era l'IMU agricola per tutti, ora è stata ridotta solo a chi è imprenditore agricolo, ma quanti sono i figli che hanno ereditato una proprietà e che magari avrebbero, come è stato nel passato, utilizzato questa attività agricola come secondo lavoro e invece adesso stanno svendendo perché sono tassati in maniera esagerata? E quindi noi diciamo, abbiamo un programma economico veramente importante che parte tutto fondato sulla flat tax, che è il punto più importante, la flat tax al 15%, che è dimostrato, che di cui sono stati scritti anche dei libri proprio da Armando Siri, che è colui che è il nostro responsabile economico del nostro movimento a livello nazionale, e che la base che mi ha in particolare personalmente sentito coinvolto in questo progetto, perché da lì può ripartire lo sviluppo. Lo sviluppo significa investimenti e gli investimenti portano occupazione. Tantissima gente quotidianamente incontriamo, sentiamo, anche motivi imprenditoriali portano tanti curriculum quotidianamente. La richiesta è l'unica cosa che è importante per la Sicilia, quello che ci vuole è l'occupazione, e questa occupazione può avvenire solo se ci sono gli investimenti, in agricoltura primis e dopodiché nel turismo, perché noi abbiamo una terra meravigliosa, un clima stupendo, e quindi bisogna saper organizzare e valorizzare, avendo un peso politico a Roma e in Europa, perché il progetto di noi con Salvini è proprio questo. Aggiungiamo anche in Sicilia, se non altro perché ovvio, è candidato alle prossime regionali. Lo vedremo adesso nelle prossime tornate, è stata una richiesta. L'ha ufficializzato l'onorevole S. È stata una richiesta che ha fatto l'onorevole Attaguile e io... Sì, beh, ma vede, poi alla fine se una persona crede in un progetto... No, voglio dire, sia a Roma che a Parlamento europeo, ma prima di tutto in Sicilia. Assolutamente sì, perché l'idea del movimento Noi con Salvini è quello di rispettare le autonomie locali, quindi ogni regione deve avere i propri deputati, deve avere naturalmente della propria regione, devono avere i loro rappresentanti a Roma e in Europa. Solo però federandosi in un partito unico, e quindi quei partiti piccoli, quei movimenti indipendentisti eccetera, non hanno poi alla fine un peso elettorale in termini di numeri di deputati per poter avere a Roma e a Bruxelles i giusti numeri per poter avere un contare e quindi portare le istanze al territorio e portarle a buon fine. Perché questa è la realtà, quando hai due deputati non conti nulla, nessuno ti prende in considerazione. Quando siamo oggi 21 deputati alla Camera abbiamo sicuramente un ruolo diverso, c'è una propria organizzazione, quindi e chiaramente i problemi del nord col sud oggi sono gli stessi. Noi abbiamo il problema che aggrediscono, diciamo, permettono l'ingresso delle arance marocchine in Europa, il nord ha il problema della mela, faccio l'esempio, così come il latte in polvere, l'ultima follia dell'Europa che dovrebbe togliere, abbassare le quote, cioè, quindi i problemi sono in tutta l'Italia sono uguali e quindi bisogna confrontarci per risolverli, però ci vuole un partito serio, trasparente, con persone, ed è una cosa importante, quello che l'onorevole Angelo Attaguile ha messo come regola ferrea in Sicilia, non si possono candidare più deputati che abbiano più di due mandati. Questo significa rinnovamento, cambiamento, dare spazi ai giovani, e la presenza anche di Rossella Ledda e la nomina che ha appena avuto è anche una risposta a questa mia affermazione, perché si sta puntando sui giovani, che è importante, portano e si interessano alla politica, perché di fatto poi tutte le nostre scelte quotidiane passano da scelte fatte da altri che hanno un ruolo politico. Rossella Ledda, allora, responsabile, neo responsabile
del movimento, anticamente si diceva così, vabbè, movimento femminile della lista Noi con Salvini. Ecco, l'impegno è per tutta la provincia. Come ha accolto questa nomina, questa attenzione? Qual è il programma di massima, diciamo, per dare più forza, più presenza alle donne all'interno di questo movimento che fino ad oggi in Sicilia difetta di presenze femminili, diciamo, no? Vero. Ho colto intanto con grande onore questa proposta. Perché dolore? Con tanto onore. Ah, onore, no, ho capito dolore. Onore. È un grande onore per me. E il fatto che l'onorevole Attaguile mi ha dato tanta fiducia, e io sono ormai da un paio d'anni che ho accolto l'idea del movimento Noi con Salvini. Abbracciato questo. Sì, fin dall'inizio, quando ancora il movimento non aveva preso piede in Sicilia ed era anche mal visto, devo dire. Ma adesso c'è tanta voglia di cambiamento. Ma non per niente Belvedere, diciamo. Sì, infatti oggi posso ben dire che le donne all'interno del movimento sono tantissime, le tesserate, soprattutto nel Calatino. Rocco Zapparrata ha fatto un ottimo lavoro e siamo in tanti che crediamo in questo progetto politico, direi molto serio, di innovazione e cambiamento. Infatti le donne, che mi posso permettere di dire, abbiamo una certa marcia in più, oggi anche in politica possiamo dimostrare quello che in tanti e tanti anni fa magari si voleva fare, ma non c'era spazio nei partiti. Oggi, con questa carica del coordinamento provinciale di Catania femminile, vogliamo far sì che intanto la donna si immetta in politica, e soprattutto avremo tanti progetti adesso per il 2017 che comprendono giustamente il lavoro della donna e soprattutto della politica. Ora, per quanto riguarda i progetti, se ne parlerà magari il prossimo anno con calma. Adesso siamo impegnati al finire l'anno e abbiamo chiuso, devo dire, in bellezza con i due giorni a Palermo di Matteo Salvini, e devo dire che sono rimasta sbalordita dalla presenza delle persone che sono venute durante la conferenza, da tutta la Sicilia, e soprattutto la sera, quando c'è stata una specie di festa, abbiamo fatto per scambiarci gli auguri di Natale. Vediamo le immagini. Sì, infatti. Stiamo vedendo appunto le immagini. Le persone hanno addirittura pagato per entrare. Questo vuol dire che la gente crede in questo progetto politico. Quindi, come abbiamo creduto noi anni fa, e devo dire grazie all'onorevole Attaguile, perché grazie a lui che oggi la Sicilia può godere di prestigio, e soprattutto la Sicilia oggi viene presa d'attenzione, a differenza degli anni passati, e viene presa d'attenzione soprattutto da un personaggio del nord. Quindi dobbiamo anche credere che il cambiamento è possibile, che la figura di Matteo Salvini non deve essere più accostata a quella di Bossi, che non c'entra più niente, ma il cambiamento è questo movimento. Quindi la gente ci crede, e l'abbiamo visto soprattutto con l'affluenza che c'è stata a Palermo. Palermo, città simbolo della Sicilia, e quindi tutta questa gente per noi è stata veramente un piacere, oltre che siamo rimasti veramente sbalorditi dall'affluenza delle persone che volevano entrare. Infatti la location è stata cambiata più volte, perché c'erano sempre richieste, quindi non sapevano più dove farla, perché ci voleva una sala molto grande, e Matteo Salvini è stato contento di vedere tutta questa approvazione nei suoi confronti, e noi oggi ancora più motivati, certo, e crediamo ancora di più in questo progetto, in questo movimento. Programmi prossimi, ormai siamo a fine anno, diciamo prossimi dopo le festività, dai. Innanzitutto si va avanti adesso con la raccolta delle firme, perché siamo dell'idea che bisogna pungolare, come dire, questo governo affinché non abbia minimamente intenzione di andare avanti alla fine della legislatura, quindi che si muovano, che si attivino immediatamente per fare una legge elettorale, qualunque essa sia. Come ha detto Salvini, non ci interessa, qualunque legge elettorale per noi va bene, ma andiamo a nuove elezioni, perché
bisogna avere rispetto del voto che c'è stato nel referendum del 4 dicembre. La gente durante il referendum del 4 dicembre ha detto: vogliamo il cambiamento, vogliamo andare al voto. Questo è stato il messaggio politico ed è un fatto positivo che sia andato a votare finalmente quasi l'80% della popolazione. Un'affluenza così alta non si è avuta neppure nelle politiche scorse, quindi questo significa che si vuole dare un cambiamento e tramite la democrazia, cioè il voto. Per cui noi faremo adesso dei banchetti, già sono previsti i banchetti un po' in tutte le parti, però è chiaro che per quanto riguarda in particolar modo la Sicilia, i banchetti erano previsti soprattutto settimana scorsa e noi abbiamo colto l'occasione di questo evento di Matteo Salvini, perché adesso c'è domenica Natale, eccetera, però sicuramente si andrà avanti anche subito dopo le vacanze a gennaio. Va bene, allora siamo alla fine, io credo che questo qui è un momento di godetevelo tutto, diciamo, tra l'altro citando il referendum, giusto ricordare che il dottor Rocco Zapparata era responsabile regionale della campagna referendaria per il movimento Noi con Salvini, quindi anche il risultato porta indubbiamente la sua firma a livello regionale per l'impegno che ha profuso in questo senso. Siamo alla fine, vi lascio il microfono per gli auguri di circostanza, di Natale, di Capodanno e quant'altro, e poi io all'ultimo vi offro la collorella che ci ha fatto pervenire il bar di Fabio Trieste in viale Europa 34 a Caltagirone. Chi comincia? Rossella, gli auguri, dai. Intanto noi concludiamo quest'anno veramente felici del risultato ottenuto e quindi per noi questo 2016 finisce in gran bellezza. Quindi auguro a tutti un buon Natale, un felice anno nuovo, sperando che la politica dell'anno successivo sia migliore e soprattutto che riusciamo a ottenere quello che il 4 dicembre è stato appunto il volere del popolo, quindi speriamo nel 2017 questo rinnovamento. Dottore Zapparata. Io colgo l'occasione di essere qui per fare gli auguri a tutti gli amici e in particolar modo un augurio speciale a coloro che tanti genitori, padri e madri che in questo momento magari soffrono, che non hanno un lavoro e che quindi magari passano delle feste un po' più difficili, sottotono, difficili, nella speranza che l'anno nuovo possa portare loro un lavoro, perché poi se ci sta c'è il lavoro, c'è anche il benessere, c'è la possibilità di fare delle feste un po' più felici, quindi un augurio speciale a coloro che in particolar modo non hanno in questo momento un'occupazione, sono tanti. Posso offrirvi una colorella di Fabio Trieste? La proviamo anche se magari dopo, alla fine, anche la mangiate, idealmente ve la siete pigliate, dai, con vero piacere, anche perché dobbiamo vedere se sono più buone queste o quelle che facciamo a Gran Michele, che sono buonissime. Ti assicuro che queste sono eccezionali, tra l'altro me le ha portate calde prima di questa trasmissione, le potete gustare. Massimo. Ma no, non è campanilismo, è la realtà, Fabio Trieste fa delle colorelle che... io le voglio assaggiare, così, perché non conosco. Io sono un profano, ma chi è specialista li giudica... Allora, io concludo rifacendo gli auguri a tutti. Grazie. Quanti voi, a tutto il movimento Noi con Salvini, avrete un 2017 pieno di impegni, qualora ci dovessero essere le elezioni ovviamente si trascineranno con l'Election Day anche quelle regionali. Il dottor Rocco Zapparata è stato investito qui l'ultima volta ufficialmente dal segretario politico Angelo Attaguila, che sarà candidato, quindi auguri, auguri, auguri a Rocco Zapparata, gli auguri anche per suo fratello Tommaso. Grazie. Che è convolato a nozze qualche giorno fa, se non vado errato, che è consigliere comunale a Gran Michele. Grazie. E quindi auguri doppi e poi un saluto a Papa Orazio, che credo che ci stia, da parecchio che non lo sentiamo. Va bene, auguri, buone festività a voi e a tutti in famiglia, a tutti i movimenti. Va bene, grazie. Grazie a lei. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.